bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, buongiorno come al solito, buongiorno a tutti e buon lunedì ragazzi. Ahimè, finito anche per questa settimana il weekend ragazzi, weekend assolutamente ricco di novità. Abbiamo visto ovviamente le skin NFL, so che molti di voi le hanno comprate e sicuramente ragazzi abbiamo visto anche delle nuove informazioni visibili nella mappa, ad esempio quei due camioncini che sono arrivati al campo da calcio a 5, stessi camioncini presenti anche al boschetto bisunto. Oggi ragazzi nel video voglio parlarvi di altre novità che invece non sono visibili ancora per noi giocatori, ma per i miei leakers sono assolutamente super accessibili. Quindi parleremo ragazzi un pochettino del Natale, introdurremo qualche argomento natalizio, vedremo anche ragazzi un grande ritorno di un oggetto che i più vecchi conosceranno, perché è veramente tantissimo che non si rivede, e vedremo altre cose particolari e interessanti, ovviamente relative a Fortnite. Per questo, ragazzi, io vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su proprio in questo momento e ricordandovi di sostenere il canale. A me fa un sacco piacere vedere i vostri pollicioni e anche i vostri commenti alle mie domande che vi sto per fare. La domanda di oggi, ragazzi, la domanda di oggi è semplicissima e con questa domanda chiudiamo per sempre il discorso NFL. Ragazzi, questa è rivolta a chi ha acquistato la skin. Qual è il colore vostro preferito delle skin NFL? Ce ne sono tantissime, voi come la giocate? Ditemi un pochettino qual è la vostra preferita. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, come al solito andiamo dentro e vediamo subito subito un grandissimo ritorno su Fortnite. Dovete sapere ragazzi che c'è stato un micro update l'altro ieri che è passato praticamente inosservato ai più, ma che ha portato delle novità e ha ragazzi fatto trovare Zdagadagangal ai miei leakers di nuovo questo oggettino. Ragazzi, lo riconoscerete sicuramente, non badate i colori perché questi non sono quelli ovviamente originali. Questa ragazzi era già presente 11 mesi fa su Fortnite ed è la granata a gas, che non è da intendersi come la sticky bomb, quindi la granata puzzolente che tutti conosciamo, ma ragazzi aveva un effetto molto molto interessante. Volevo commentare insieme a voi ragazzi questo video che risale a tantissimo tempo fa, e guardate la granata a gas, la vedete lì nel quarto, nel terzo slot. Guardate un pochettino cosa succedeva, lui va a spingere adesso in un push i due avversari che hanno preso l'airdrop, e con le granate ci si aiuta davvero tantissimo. Guardate, creavano una nube intensa che durava anche 15-20 secondi di fumo appunto, che non dava la possibilità ai nemici di capire quando arrivasse l'avversario. Come vedete, facilissimo per lui tirare due colpi in testa al nemico e buttarlo a terra. Ovviamente anche l'altro stava guardando il gas e senza problemi, come vedete, lo riesce a tirare giù. Rivediamo un secondo solo il momento in cui va a pushare con le granate a gas, perché è interessantissimo ragazzi. Guardate, guardate il fumo, il fungo che si forma con la granata, e questa è la stessa granata che è stata trovata nei file di gioco in questi giorni. Come vedete ragazzi, il fumo qua va già a diradarsi per noi, ma per l'avversario rimane molto molto denso, e quindi noi ci costruiamo sopra due rampe, ci passiamo in mezzo, noi vediamo benissimo, loro invece non vedono assolutamente nulla. Quindi ragazzi, super like anche per le granate a gas che stanno tornando. Ho perso la mia. Ok, wow, ragazzi, questa roba qua è veramente Sgandabias Barbelgal, che vuol dire incredibile nel mio linguaggio. Questa, ragazzi, è una nuovissima sottocartella trovata nella sottocartella già inserita un paio di settimane fa, che riguarda l'inverno, quindi il Natale. Come vedete ragazzi, a parte che c'è anche la cartella Wild West e
secondo me ne vedremo delle belle più avanti nella prossima season, quindi fra 3 settimane. Ma questa cartella Winter, ragazzi, è la prima cartella ufficiale relativa alla season 7. È una delle tante cartelle ufficiali relative alla season 7 per quello che riguarda tutta la nuova lobby che ci sarà sotto il periodo natalizio. E come vedete, ragazzi, perché non c'era l'anno scorso, devo dirvi che ci sono state delle modifiche sia alla lobby, sia alle armi, sia proprio agli oggetti di gioco che erano relativi al Natale. Non saranno, secondo me, assolutamente come quelle che vedremo invece quest'anno, e credo che siano molto più interessanti. Indicativamente l'anno scorso c'erano i cespugli addobbati a Natale, se non ricordo male qualche pino con delle lucine. Qua invece, ragazzi, andiamo proprio a vedere le nuove stringhe di codice, le nuove stringhe che vediamo, dove si chiamano appunto Lobby Highs, Lobby Hill, quindi ci saranno delle colline innevate, del ghiaccio, Christmas Tree, addirittura abbiamo 6 voci relative al Christmas Tree, che sarebbe l'albero di Natale. In poche parole, ragazzi, Ice Cube, Smoke Shimmy, quindi, ragazzi, sembra anche che alcuni camini delle case, Smoke Shimmy vuol dire, no, Smoke Shem, Shimmy è il camino, in poche parole, potrebbero esserci anche dei nuovi sviluppi interessanti sui camini delle case. Quindi ci saranno camini che fumano, ci saranno alberi di Natale, ci saranno colline innevate. Volete vedere? Io so che volete vedere, chiuder, puoi farmi vedere solo i codici? Va bene, non vi faccio vedere solo i codici, raga. Aspetta un momento, sgadagagangal! Questa, ragazzi, è una roba incredibilmente incredibile. È un'immagine estrapolata da un dataminer americano, che sembra essere molto in contatto con il team di Epic Games. Qualche sotterfugio ce l'ha anche lui. E, ragazzi, questa potrebbe essere, ragazzi, un'immagine, è scattata col cellulare, come vedete, una prima possibile lobby nel periodo natalizio. È anche vero, ragazzi, che vediamo proprio che nella casa dietro, quella innevata, c'è un camino che sta fumando, e quindi ovviamente la legna è accesa dentro. Potrebbe essere anche quella la variabile che abbiamo visto poco fa, che si chiamava Smokey Shimmy. Shimmy, come si dice. E oltre a questa, io ve la faccio vedere l'altra, raga. Io vi faccio vedere la prossima immagine, ma voi, ragazzi, mi sbergate con lo sbergel, mi raccomando. Quindi un sacco di like anche per questa immagine. Non so se sia vera questa, voi la prendete sempre con le pinze. Guardate un'altra immagine estrapolata da un altro dataminer, non è lo stesso, per questo vi dico che non so se sia vera o meno questa immagine, ma è interessante vedere come il personaggio ha il paracadute e non credo che sia in discesa dal bus, penso che l'abbia già riaperto, perché nell'immagine originale aveva delle armi anche sotto. Io ho visto l'immagine originale, ma questa è proprio la parte dove mi volevo focalizzare, quindi è un'immagine molto verosimile. E come vedete, ragazzi, ci sono alberi innevati, neve proprio, e quindi potrebbe essere finalmente ufficiale l'arrivo della neve. Voglio andare avanti, ragazzi, facendovi vedere un'altra cosa interessantissima, che parla ovviamente del piccone della skin Heim. L'avevo detto ieri che mi ero dimenticato di parlarne, quindi chiudiamo oggi l'argomento. È stato trovato, ragazzi, in questa parte di codice, la parte che vi ho evidenziato, dove c'è scritto Cosmetics Source Item Shop. Quindi, ragazzi, se noi andiamo a leggere nella riga un po' più in alto, c'è scritto Cosmetics Set Robot Red. Il set Robot Red è Lime, in poche parole, ok? Quello che noi chiamiamo IM. E quello che vedete sotto, ragazzi, è la parte relativa al... faccio vedere la cecchinata, ok. La parte relativa al piccone. Quindi, ragazzi, è confermato che il piccone dell'IM, eccolo qua, lo stiamo vedendo in questo momento, sarà un piccone acquistabile nello shop. Mi sembra una stupidaggine enorme, se devo dire la mia, però purtroppo molti leakers ne stanno parlando proprio in questo periodo, e quindi è molto probabile che sia davvero così la cosa. Sappiamo che sarà un piccone raro, che dovrebbe costare 800, se non ricordo male. Quindi, ragazzi,
Staremo a vedere quello che succede. Ovviamente solo il tempo potrà toglierci i nostri dubbi, ma per adesso io vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che l'abbiate trovato interessante e che vi sia piaciuto. Vi ricordo un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!